Lo sport come strumento di inclusione. Ha visto la luce nelle scorse settimane il progetto Sportability, rivolto a bambini con autismo e che fa del judo lo strumento di integrazione per eccellenza. Un importante servizio che vede unite la USL Umbria 1 insieme al Kodokan Fratta, in collaborazione con la cooperativa ASAT. Il progetto è stato presentato alcuni giorni fa. Ad esprimere la propria soddisfazione è stato il presidente del Kodokan Judo Fratta, Mirko Di Arena. Siamo qui nel comune di Umbertide per presentare quella che sarà la stagione 2023 e 2024. Per noi è una stagione di ripartenza dopo anni difficilissimi, veramente difficili. Non c'è stato solo il Covid, ma abbiamo avuto molte problematiche relative anche alla struttura che hanno rischiato di metterci in ginocchio. Invece oggi ci troviamo a programmare una stagione che è più ricca forse anche degli anni passati. Questa palestra è stata scelta dall'ASL per presentare il progetto Sportability, un progetto per ragazzi con difficoltà cognitive e che si avvicinano all'attività fisica, in particolar modo alle arti marziali. Siamo stati veramente orgogliosi di ospitare questi ragazzi alla nostra palestra e di vederli sorridere e giocare con gli altri bambini. A spiegare il funzionamento del progetto è stata invece la dottoressa Betti. Questo è un progetto che noi abbiamo pensato e in qualche modo creato insieme alla cooperativa ASAD e riguarda lo sport per i bambini con neurodiversità. Naturalmente questo che significa sport per i bambini con una neurodiversità significa integrazione, significa un nuovo modo di sperimentarsi con gli altri e specialmente nuovi contatti che per loro sono importantissimi e significativi, perché i bambini con disturbo dello spettro dell'autismo hanno come caratteristiche una difficoltà comunicativa e soprattutto una difficoltà che riguarda la sfera relazionale. Siamo appunto il martedì a portare a fare sport sette bambini con tre operatori e sinceramente questo è stato per noi un passo molto importante per quanto riguarda i progetti. Per l'assessore Cavedon, questa realtà nata in casa Kodokan può diventare un esempio per tante altre società sportive del territorio. Il Kodokan Judo Fratta ha presentato l'inizio dell'attività sportiva. Oltre alla presentazione dell'attività sportiva, il Judo ha presentato anche un grande progetto che si chiama Progetto Sportability, un grande progetto di inclusione sociale attraverso lo sport.